dopo aver consolidato la difesa con gli acquisti di Marin, Spinazzola e Buongiorno, il Napoli punta a potenziare anche gli altri reparti. L'acquisto di Romelu Lukaku dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen. La situazione a centrocampo. Una situazione simile riguarda il centrocampo, dove il club di Aurelio De Laurentiis procederà con nuovi innesti solo dopo aver liberato spazio con alcune cessioni, poiché alcuni giocatori non rientrano nei piani tecnici e tattici di Antonio Conte. Tra i nomi accostati al Napoli figurano Brescianini e Gilmour, ma c'è anche un interesse per il tedesco Leon Goretzka del Bayern Monaco. Ecco cosa sappiamo. Ingaggio troppo alto per Goretzka. Goretzka, 29 anni, ha un contratto con scadenza nel 2026, ma l'ostacolo principale è rappresentato dal suo ingaggio, che ammonta a circa 9,5 milioni di euro netti all'anno. Secondo quanto riportato dalla Sudduske Zeitung, oltre al Napoli, anche l'Atletico Madrid è interessato a Goretzka. Le squadre stanno monitorando la situazione del centrocampista, valutando la possibilità di un trasferimento,